Diciamo come sempre grazie a tutti quanti, chi è venuto e chi dall'altra parte ci dedica il suo tempo e la sua esperienza per raccontarci un po' di cose. Come sempre mi piace introdurre la serata, normalmente utilizzo qualche cosa che è successo in giornata, questa volta invece mi piace parlare di un libro, come un brano che leggerò da questo libro, è L'Italia è un bosco, anche se la cementificazione consuma 8 metri quadri al secondo, ma è ancora un bosco. E vi leggo questo brano. Allora, la conoscenza botanica non è una forma di sapere scientifico, nozionistico, è innanzitutto un sapere artistico. Significa avvicinarsi al disegno di Dio o a quello dello spirito, della madre terra. A seconda della fede che uno custodisce e coltiva, saper riconoscere una specie, attribuire un nome preciso, distinguere le forme e i colori delle foglie, le geometrie dei semi e dei fiori, le architetture dei tronchi e le manifestazioni grottesche dei grandi alberi antichi. Non è mera scienza, è arte, è poesia e letteratura. Mi piaceva introdurre questa serata in questo modo e poi aggiungiamo anche invece un qualcosa che è attuale, o meglio, è un rischio attuale. Qualcuno di voi avrà sentito parlare dell'accordo commerciale che ci sarà, che stanno cercando di fare, che era tenuto segreto fino a qualche tempo fa, ma poi è emerso grazie agli indirizzi. E che si chiama TTIP, è un trattato commerciale tra Stati Uniti e Europa. È già strano che sia stato tenuto nascosto e segreto. Ma ne parlo perché in una serata in cui due parlamentari che parlavano di questo trattato come di importante per aprire alle nostre mele gli Stati Uniti. Allora mi permetto di commentare che innanzitutto si parlava della Val di Non. Uno si deve domandare perché delle mele devono viaggiare così tanto per andare negli Stati Uniti. E poi chi conosce la Val di Non sa che quelle mele che produce la Val di Non non sono sufficienti per andare così tanto lontano, ma quante lo fossero, uno ci dovrebbe mandare il perché. L'altro aspetto, per chi conosce la Val di Non, per chi è stato in Val di Non, sa che questa valle, per colpa delle mele in questo caso, non parliamo di mele antiche piemontesi, non parliamo di coltivazione di mele sane, ma parliamo di coltivazione industriale. La valle è stata devastata, ha cambiato il clima, hanno fatto un invaso che permette di irrigare le mele, come sapete perfettamente che sono belle ricche d'acqua, perché così pesano di più, sono belle anche di aspetto, e vengono fatti per queste mele 34 trattamenti. Quindi, prima domanda, perché un trattato deve permettermi, visto che le motivazioni a favore di questo trattato, che invece porterebbe 84 pesticidi in Italia, che sono in questo momento vietati, questo trattato, che è un segreto, quindi anche questo mi sembra un po' strano, debba permettere di visto questo parlamentare europeo, sosteneva che dovevamo poter portare le mele negli Stati Uniti. Questo era il grande vantaggio di questo trattato. L'altro aspetto è appunto che quella Valle di Non, quando si parla, quando si è un parlamentare europeo, bisognerebbe avere qualche conoscenza in più. La Valle di Non è una valle piccola, produce tantissime mele e non le produce sane, non solo. Ma il clima di quella valle, come dicevo prima, è cambiato per colpa di questo invaso che serve per irrigare le mele. L'economia della valle è cambiata, effettivamente la mela ha portato benessere, ma c'è da domandarsi se questo costo è un costo che vogliamo pagare, e forse è meglio mangiarsi le nostre mele, al limite magari un po' più sane, magari mele antiche piemontesi. Visto che siamo a Chieri, parliamo delle mele del nostro territorio, con Silvano Conti questa sera. Tra l'altro mi diceva che ha portato una cassetta di mele da far vedere, ma che omaggerà anche, sperando che sia di quantità sufficiente, a tutti i partecipanti. Non voglio solo lamentare se mi trovate all'interno il tavolo dentro o se si ammazza, perché magari vi troverete anche delle sorprese, perché come avete capito non hanno trattamento. Lascio parlare già troppo, lascio la parola a Silvano. Grazie, buonasera a tutti. Ringrazio il signor Roberto che mi ha invitato. Io non sono solito a fare presentazioni di vario tipo, specialmente su questo tipo di prodotto, però mi ha incuriosito, mi ha motivato la sua proposta, perché su certi punti le nostre idee collimano molto. Cioè noi dobbiamo cominciare a rispettare la terra. Dalla terra viene tutto, gli ortaggi, la frutta, eccetera, eccetera. Noi siamo poco rispettosi della terra, del nostro territorio, per cui piante da frutta destinate, diciamo, a crescere spontaneamente, quasi, con pochi provvedimenti,
per poter ottenere delle rese molto alte, per poter ottenere una pezzatura sempre uguale, per poter ottenere un colorito, una perfezione eccellente, vengono irrorate con fino a 27, 30, 32 trattamenti l'anno. E attenzione, questi trattamenti, ve lo dice uno che da molto che coltiva frutta, io ho iniziato, anzi ne approfitto per dire come nasce la mia passione per la frutta antica. Perché io nella vita ho fatto anche altro, però ho iniziato a appassionarmi di frutta da bambino, perché mio nonno, un'anima, che è fatto prigioniero in Austria per 4 anni, è stato preso nelle prime fasi della prima guerra mondiale, adesso ricorre l'anniversario dei 150, dell'inizio. Mio nonno tornò dall'Austria con la passione per le mele. E noi abbiamo una casina che ha circa 25 ettari di terra, che adesso sono prevalentemente boschi. Ma in quel periodo mio padre e gli zii coltivavano molto la vite e lui aveva lo spazio, mio nonno, di mettere a dimora tante tante piante. Erano piante di cui non si conosceva neanche esattamente il nome, cioè non era conforme alla tipologia. Se uno diceva Pum Prim, nessuno fuori dai confini di quei 4-5 comuni, il comune Viale, Viale è al di là della collina di Don Bosco, nessuno sapeva che tipo di mela era questa. Per cui piantava queste piante, le innestavano, si aggiustavano loro a farsi piantini, e la produzione era talmente alta, ricordo da bambino, che queste mele addirittura venivano impiegate per alimentare gli animali, con solo la cortezza di schiacciarle con un martello di legno. Quindi mettevano queste mele dentro dei secchi e le ridavano alle mucche da mangiare, quando, anziché dare dei foraggi, davano delle mele. Le raccoglievano nel mese di ottobre, facevano dei grandi cumuli sulla cassina o sotto dei portici, e alimentavano anche le mucche per tutto l'inverno, quindi se ne facevano decine e decine di quintali. Passato questo periodo, queste mele purtroppo andarono incontro a ogni benedio di taglio. Vennero tagliate per allargare delle strade, vennero tagliate per poter girare coi trattori, vennero tagliate perché l'ho perse, perché al posto di quei vigneti ci sono adesso i boschi. E purtroppo il melo nei confronti di queste piante, tipo la caccia, tipo sambuchi, tipo querce, perde sempre questa competizione. Entra in competizione con queste piante che sono molto più forti e melo secca. Quindi si trovano nei boschi di mele ancora secolari secchi. Ora, io all'età di 20 anni, 25, ho iniziato a piantare delle piante di mele, perché nel frattempo quelle vecchie ne erano rimaste poche. E ho piantato delle piante recuperando degli innesti da piante ancora esistenti sul territorio, oppure procurandomi piantini da dei vivaisti esperti. Chi è interessato a questo discorso, io in modo del tutto gratuito do tutte le informazioni, perché penso che a difendere l'ambiente, a difendere il nostro territorio, dobbiamo essere tutti sulla stessa barca, dobbiamo essere tutti in accordo. Arriviamo quindi adesso, ad oggi, dove io ho circa 400 di queste piante. Mi sono fatto una certa esperienza nel piantarle, nel coltivarle, quindi la potatura, la fertilizzazione, il trattamento di minima. Dei vecchissimi prodotti, abbiamo di ossicloruro di rame, che è simile al solfato di rame. Il solfato di rame non si trova quasi più, è un prodotto antico, si usava nelle vigne, è lungo da usare perché bisogna farlo sciogliere, bisogna perdere un sacco di tempo. Adesso c'è la formulazione in microgranuli, che è anche meno tossico per chi lo prepara. Comunque l'effetto e la tossicità verso il frutto si perde in pochissimo tempo, il terreno non subisce l'impatto negativo del trattamento di ossicloruro
perché normalmente questi prodotti che si usano, il Valdinon, eccetera, io non è che abbia la conoscenza, diciamo, completa di cosa usano, però per sentito dire e per aver letto si arriva a dare dei prodotti sistemici. Sistemici vuol dire che le molecole entrano in un circolo nella pianta e uno si ritrova nel frutto. I trattamenti sono tanti. Per decadere questi prodotti si richiede normalmente un certo tempo, che chi ha un piccolo frutteto sa cos'è il tempo di carenza del prodotto. È un tempo che intercorre da quando uno smette di aver somministrato il prodotto a quando può consumare questo frutto, sempre che siano osservate le condizioni di base per cui vale questo discorso, cioè che sia stato somministrato il prodotto nei dosaggi giusti, non nei dosaggi elevati, doppi, tripli, oppure che il frutto sia stato mantenuto in modo naturale, vale a dire mantenuto o alla luce del sole o in ambiente normale, non delle celle di frigo, tutto catastato sopra con decine e decine di quintali che praticamente si inquinano l'uno con l'altro. Non contengono. Ecco, io coltivo le mele. Questo è un discorso, mi è stato chiesto di parlare di frutto, parliamo di frutto, ma sono anche molto disponibile se qualcuno ha degli interessi per le piante, per coltivare, per come mettere, dove trovare una certa tipologia. Sappiate che in Piemonte all'inizio del 1900 c'erano più di 1000 varietà diverse di mele. Oggi sugli scaffali dei supermarket contiamo non più di 5-6 tipologie. E di queste di mele piemontesi non ce ne sono, perché sono tutte varietà Stark, le Gala, le Graham Smith e via discorrendo. Quelle famose mele che sono sempre uguali tutti gli anni, l'albero produce tutti gli anni, mentre queste mele qui hanno l'alternanza, un anno sì, un anno no. Allora, la mela è il frutto più consumato tra la frutta. Partiamo da questo presupposto. Come quando parliamo di olio, lo consumiamo tutti i giorni, per il bevitore di vino, il vino lo si consuma tutti i giorni, quindi conviene pensare quello che uno mette in bocca. Non contengono grassi, le proteine che appesantiscono il flusso di gas, l'importante è che siano biologiche. Perché diciamo che siano biologiche? Per evitare di intossicarsi con un prodotto che al fine ha lo scopo di darsi delle vitamine, darsi degli antiossidanti, passiamo oltre. Quindi possiamo dire che a pranzo di mezzogiorno conviene consumare una mela anziché usare merendine e brioche che provocano determinati problemi anche verso il futuro. Converrebbe mangiare della frutta, mangiare delle mele sane che stimolano l'appetito, se poi è biologica e ricca anche di antiossidanti. Attenzione che è stato fatto uno studio, adesso non ce l'ho qui con me, da parte di una università sul valore di antiossidanti e valori salutistici della frutta. È risultato che i frutti che vengono trattati praticamente sono quasi vuoti di antiossidanti, perché l'antiossidante polifenoli eccetera eccetera sono praticamente gli antidoti che la pianta si crea per difendersi. Se noi questa pianta la super trattiamo, andiamo incontro a verificare che nel frutto è praticamente un frutto vuoto, un frutto che ha solo più della massa ma non ha più i componenti nobili che deve avere. Beh, poi ci sono altre cose importanti, come fatta il vero frutto è il seme, tutto il resto, quello che noi mangiamo, è la protezione, però questo lo sappiamo, passiamo oltre. Ecco, le mele che io coltivo, a Nurca, preciso,
in sala ci sarà qualcuno che sicuramente vi farà la pugna. La Nurka non è la pugna di Silva, non è piemontese. Poi c'è la Carla, piemontese, la Grigia Vittoriana, la Limoncella, la Renetta Verde, la Rosé, Pundelmed, il Granube e Abbondanza. Sono tutte varietà che sono antiche, compresa la Nurka, solo che non è piemontese. Tutte le altre sono piemontese. Dicevo, questa qui si chiama Pundelmedic. Perché la chiamano Pundelmedic? Perché ha un contenuto di zuccheri non molto alto. Queste mele, sono, queste varietà di mele, sono state oggetto di utilizzo per poi creare quelle nuove, nel senso che hanno lavorato su queste varietà e diciamo dal Pundelmedic possiamo dire che ne deriva oggi la Granny Smith, una mela verde a asprina, a zucchero, che dal punto di vista del consumo per i diabetici forse anche un po' meno zucchero e anche migliore, però è un po' più insipida a mio avviso. Ecco, la mela Nurka è un frutto di piccole dimensioni rispetto alle altre mele, pesa solo 70 grammi, è di forma rotondeggiante, con buccia rossa striata, la polpa bianca, puntata, croccante, succosa, di eccezionale sapore, ottimo mangiarla cruda, cotta, adatta per la cucina. Questa mela risale i tempi dell'eruzione del Vesuvio, tant'è vero che Plinio il Vecchio cita nei suoi trattati di queste mele. Lui era comandante della flotta romanica che accorse sul Po, e ci sono dei riferimenti. È una mela molto servevole, si conserva fino a marzo-aprile. Tra l'altro queste mele sono state tenute fuori dal frigo, io non ho neanche un cella frigo. Le tengo praticamente in una legnaia, che è un locale interrato. Quest'anno poi non hanno avuto neanche il clima favorevole, perché fino adesso non ha fatto freddo. E come potete vedere sono ancora abbastanza fresche, non sono rinate, vizzite. La mela di Nurka è una mela molto cara alle persone che vengono dal sud Italia, conosciuta, molto molto conosciuta. È una mela che entra anche in cucina, ha un gusto particolare, un gusto inconfondibile. Si può usare in vario modo, frittelle, mangiarla cruda, mangiarla cotta, fare le torte. Nel sud Italia la mela di Nurka è stata valorizzata particolarmente e hanno fatto un consorzio per la tutela di questo prodotto, che è una IGP. Chi vuole farsi un piccolo fruttetto gliela consiglio, anche perché è una varietà resistente alla triturazione. La Rosé è una mela che viene dall'area di Viviana, Cavour, ma anche in Val d'Aosta. Viene ancora coltivata oggi, c'è alcuni contadini che ancora propongono questa mela, che è molto valida, è molto buona, servevole. Sono tutte mele invernali queste. Attenzione che quando parliamo di mele dobbiamo fare la distinzione su tre grosse famiglie: mele estive, autunnali e invernali. Sono poche quelle estive, ma c'è anche delle mele che maturano già al mese di giugno, luglio. C'è moltissime mele che maturano in autunno, sono consumabili da settembre fino a Natale, ma quelle più interessanti, che hanno una lunghissima servevolezza, sono le mele invernali. C'è delle mele che arrivano fino al mese di maggio, tenute fuori dai frigoriferi. Pungine, la Renetta Grigia, si chiama anche Renetta Grigia di Toriana, comune dove effettivamente c'è ancora delle coltivazioni. Quindi nella zona di Barge ha la forma scherzuccia ruvida e rugginosa. Una polpa grossolana dal colore bianco crema, sapore dolce acido. È una mela, la Grigia di Toriana, che si presta anche
In passato veniva usata anche per metterla sotto la raspa dell'uva, si metteva sotto l'acqua piovana per ricavarne una leva ammezzita che i contadini si portavano in campagna quando andavano a portare le viti o già fare i primi lavori di fatica in campagna in primavera. Fino al mese di febbraio non è granché buona da consumare perché è molto molto dura. È una mela comunque che non è esente da tifioratura, è una mela molto attaccata da insetti tipo anche i calabroni, è una mela che un frutteto opistico è già un po' impegnativa, anche se è una bellissima mela. Pundelmedi, quello che abbiamo detto prima, la dolce verde, polpa croccante, particolarmente adatta a diabetici. La limoncella, una mela schiacciata, ce n'è lì. La buccia ruvida di colore giallo-verde, punteggiata di rosso, polpa soda, croccante, sapore agrodolce. La limoncella è una mela piemontese e romagnola, Emilia Romagna, è nel confine, è anche verso la Liguria. Non si trova più sui mercati, mentre la Junin e la Rosé si trovano ancora a comprare, non nei supermarket, ma magari sui mercati, questa qui è introvabile. È una mela molto buona, anche questa. Andiamo avanti. La renetta verde, la famiglia delle renette, che noi piemontesi chiamiamo i Carpendu o giù di lì, è una famiglia molto estesa. C'è tante varietà con delle sfumature sia di gusto, sia di colore della buccia, sia anche di portamento delle piante. Questa è particolarmente buona, è una mela che non si conserva tantissimo, da consumare prima del mese di febbraio, insomma. Questa si chiama Granube, non ce n'è lì. È una mela gigante. Mele di questo tipo, di questa tipologia, arrivano a pesare anche 800 grammi. Un albero formato di 10-15 anni ne può fare non 1000, ne fa 50. Però sono delle mele da esposizione. Ad esempio io ne ho date una cassetta a Italy di Asti, che le ho vendute per la curiosità. È una mela molto, e poi vedete rispetto a un accendino la dimensione che ha. È una mela buonissima, eh? La pasta è piuttosto grossolana, è una mela autunnale, invernale. Non la consiglio in un frutteto bistico perché comunque quello che trae di prodotto è ben poco cosa. È sì interessante per la dimensione, per la particolarità, per l'originalità, però è un po' poesia, insomma. Siamo oltre. Mela Magnano, questa è una mela per eccellenza di origine piemontese, è una mela poco appariscente, rosso striato così, piccola, un po' più grande della Nurka, quindi pesa sugli 80-90 grammi, il gusto buono, matura in tarda, fine inverno, inizio primavera. Ecco, queste sono cassette di mele antiche, praticamente una foto fatta 2-3 mesi fa. Ripeto, sono mele che sono state conservate normalmente, senza frigoriferi di niente. Ecco, quando uno mette a dimora delle mele antiche deve tenere presente almeno due cose. La prima è che queste piante non produrranno tutti gli anni, quindi l'alternanza. Secondo, se le piante per avere dei frutti sani, per poterli mangiare lui, deve accontentarsi di trovare anche delle mele che magari hanno il verme, magari qualcuna marcisse un po' prima. È lo scotto che si deve pagare.
se no tanto vale comprare al supermarket dove danno 32 trattamenti. Da che cosa è composta la mela? Da proteine, grassi, eccetera, quindi sali minerali, magnesio. C'è da rilevare. Poi questo prodotto, se vi interessa questa presentazione, ve la posso mandare via mail. Mi date solo la vostra casella di email. Bisogna considerare che sulle mele antiche sono ognuna al suo DNA, alla sua composizione, che a volte si discosta moltissimo il contenuto di magnesio, di sali minerali di vario tipo, quei sali minerali particolarmente nobili, quindi il magnesio, il potassio, eccetera. E poi bisogna considerare, lo diremo più avanti, che sono un prodotto salutistico ai fini dell'anticolesterolo e utile per i diabetici. Composizione, contiene molta acqua, poche proteine, grassi, diversi zuccheri, fosforo, calcio, ferro, povero di sodio, potassio, apporta vitamine, poche calorie, azione diuretica di setato, passiamo oltre. Ecco, su tutti questi effetti benefici io direi, rimando anche a leggere poi la presentazione perché è inutile che io la rileggo, sono praticamente, riepilogando, gli effetti benefici principali sono antiossidanti, sono anticolesterolo, sono diuretici, quindi hanno delle proprietà le mele che sono le rendono tra i frutti più salutistici che abbiamo a disposizione. Tant'è vero che le mele entrano nella prima parte dell'alimentazione anche dei bambini o le persone che non stanno bene, che hanno problemi di intestino, eccetera, eccetera. Polifenoli, passiamo oltre. Vengono usati i pesticidi, ecco, questo è una cosa molto importante. Nella coltivazione delle mele antiche non vengono usati i pesticidi. Al massimo vengono effettuati circa 2 trattamenti con prodotti a base di rame ammessi per la coltivazione bio. Le varietà attuali subiscono da 15 a 30 trattamenti con pesticidi. Poi bisognerebbe sempre sapere da dove provengono queste mele, come un po' tutti i prodotti dell'agricoltura. Se un prodotto viene da una zona di montagna si può presumere con una buona probabilità di avere ragione che subisca un po' meno trattamenti che non vedere che vengono coltivate in Polesine o nella piana di Vasso, perché le condizioni climatiche sono quelle che determinano la quantità di trattamenti che si devono fare verso la difilatura, verso l'oidio, cioè tutte le malattie fungine in genere. Il melo ha tantissime malattie, va incontro a tantissime malattie, anche malattie che colpiscono il colletto, quindi tra terra e aria, dove avvengono dei cancri, dove danno anche dei prodotti di tipo invasivo. Il melo va incontro essenzialmente alla tifolatura. La tifolatura prende le foglie e i frutti. I frutti diventano deformi, macchiati con delle chiazze molto grandi, nere, nerastre, e il frutto perde di gusto, la pianta perde di vigore e poi secca. Tra gli insetti, l'insetto più, tra i tanti, l'insetto più nocivo per la coltivazione è la cidia. La cidia è quello che chiamiamo il verme della mela. Per difendere la mela dalla cidia, fanno tanti trattamenti con insetticidi, quindi pesticidi, e i trattamenti sono a base di deltametrina, esteri fosforici, certe molecole addirittura le hanno usate anche come prodotti che hanno usato nel Vietnam e via discorrendo. Senza contare poi cosa usano per diserbare, e poi farò vedere che il contesto è anche quello di
lasciarle crescere in modo naturale queste piante, tagliare l'erba, non diserbare con dei prodotti di olio basili, perché le piante quello vogliono. Cioè, se le lasciamo difendere da sole, se lasciamo un terreno che abbia le sue caratteristiche di vita, quindi con i lombrichi, con le formiche che lavorano, tutto in un equilibrio naturale. Se noi lo sconvolgiamo, questo equilibrio, dobbiamo dare sempre più prodotti e rileveremo sempre più che non ce la facciamo a mantenere la produzione. Quello che succede attualmente nella coltivazione del mais, per quanto ne posso capire, dove queste coltivazioni intensive che prevedono di dare il concentrato al seme, 3 o 4 trattamenti di diserbo, fa morire le api, quindi sconvolge il sistema come equilibrio. Il nostro equilibrio che vive su uno spartiacque molto, molto, molto delicato tra quello che avviene sotto terra, tra gli uccelli, tra l'azione del vento, del sole, dell'acqua, è naturale, dovrebbe funzionare così. E accontentarci di cosa ci dà questa terra. Non sono poi prodotti da buttare. Invece, per ottenere dei risultati speculativi sempre più alti, si forza la mano per fare sempre più grande il frutto, sempre più sano, sempre più... Ma così facendo arriveremo al punto che questi terreni non produrranno più nulla. Io ho visto in certi casi dove si produceva dell'ottimo grano turco, oggi non ce la fanno più. Grano turco è stantio, aumentano sempre più la concimazione, usano sementi di tipo diverso per compensare. Le vecchie varietà di mele sono resistenti moltissimo alle malattie fungine, la maggior parte sono resistenti, alcune sono esenti. Faccio un esempio, la rose è l'oneva che è esente da titolatura. Le foglie del melo di rosé durano fino all'inverno inoltrato, non ne trova una che abbia la macchia della titolatura. Sul frutto non c'è nessun attacco di titolatura. Per gli insetti il discorso è diverso. La resistenza verso gli insetti è minore e sugli insetti che si gioca la battaglia per avere della frutta presentabile. Perché per gli insetti bisogna prevedere di avere delle condizioni di contorno che siano adeguate. Non solo, addirittura certe tipologie di insetti, la cinciavera eccetera, è molto utile a decimare le colonie di cibbia sulla prima generazione che nasce ad aprile. Il verme della mela nasce ad aprile con la cibbia che depone già nel fiore. Poi dalla prima generazione si passa alla seconda, quindi in modo esponenziale molte altre farfalle che depongono, e in quel periodo d'aprile è molto importante l'abbattimento. Quindi normalmente si usano delle trappole cromotropiche, sono dei fogli di carta con colorati di giallo, che hanno anche la colla, si trovano in vendita, determinati garden li hanno. Quindi gli uccelli, le cinciavere, le trappole cromotropiche, utilizzare piante bersaglio. Le piante bersaglio sono il melocotone. La ciglia preferisce deporre nel fiore del melocotone, la prima generazione. Così facendo salva le mele. Quindi in un frutteto di questo tipo bisogna piantare delle piante di melocotone, anche di varietà diverse, in modo da avere una distribuzione di fiori più ampia possibile. Altri insetti che danneggiano le mele sono i calabroni, ma lì ormai negli ultimi periodi sono state messe sul mercato delle trappole abbastanza efficienti. Ci sono ancora, oltre ai fogli di carta, quindi trappole cromotropiche, ci sono anche le trappole ai ferormoni. Cos'è una trappola ai ferormoni?
È un contenitore cilindrico con una lente sopra che ha un foro nella parte inferiore. Quindi praticamente questo contenitore riceverà dentro dell'acqua con del ferroormone. Si trova a comprare il ferroormone. Il ferroormone della cinghia porta questa farfalla, che è una farfalla insignificante, marroncino, a volare, sentire questo odore, andare nella trappola. Il coperchio della trappola è lenticolare, trasparente, la trappola va messa al sole, come sono dentro il calore le brucia. Quindi un modo di cattura, in certi casi ce n'è mezzo centimetro dentro questi contenitori. È abbastanza costoso utilizzare questo, però ha dei risultati, dà dei risultati buoni, sicuri. Quindi praticamente ho detto cosa faccio io per difendermi. E di queste mele col verme se ne può trovare una su 20 o 30, più o meno, per esperienza mia. Sì. Proverbi, siamo oltre. Continuazione del terreno. Ecco, i terreni sui quali vengono coltivate queste mele sono di colline, parlo del mio caso, sono lontani da industrie, da strade di intenso traffico. Questo lo dico perché se uno facesse un meletto, che ne so, nell'area industriale di Tonfarello, in mezzo alle fabbriche, non è massimo. Cioè, facciamo tanto sacrificio per farci un prodotto di tipo naturale, poi gli agenti esterni ce lo rovina il nostro sacrificio. Non viene praticata concimazione chimica. Finora non abbiamo parlato di concimi chimici. Anche lì c'è di tutto e di più. Mai nessuno parla dei concimi chimici, ma nei concimi chimici troviamo l'urea, che è un sottoprodotto dell'industria chimica. Troviamo tutta una serie di prodotti che hanno dentro inquinanti di ogni tipo. E non è lontano il giorno che scopriranno che magari per far fuori certi rifiuti li ficcano nei concimi, che tanto vengono dispersi nel terreno. Invece, un meletto, a mio avviso, deve essere concimato nella parte iniziale con una buona concimazione di azoto, con del letame naturale o con prodotti biologici naturali tipo il pellets di letame, eccetera. Poi bisogna garantire con lo sfalcio dell'erba che il ciclo continui in quel modo, cioè l'erba distrutta con delle trinciatrici, con dei mezzi che la sminuzzino, rientra a, diciamo, a fertilizzare automaticamente il nostro terreno. Se vogliamo possiamo aggiungere dei buoni concimi complessi che sono approvati dall'agricoltura biologica. Comunque una pianta che ha una vegetazione molto forte non richiede delle concimazioni particolari. Bisogna stare attenti a controllare ad esempio se le foglie ingialliscono a luglio, agosto. Normalmente il melo patisce poco la siccità, patisce di più se il terreno è povero di ferro, ad esempio, clorosi ferro. E quindi intervenire aiutandola un pochino. Normalmente le piante grandi si lasciano tagliando solo l'erba e prendendo le mele che danno e facendo un prodotto naturale. Quindi, dicevo, questa concimazione è una concimazione del tutto naturale. Noi dobbiamo puntare a non usare prodotti chimici per la concimazione. Ci sono i pellets di letame, c'è la pollunghia, c'è prodotti a base di alghe, c'è prodotti... Bisogna anche farsi consigliare un pochino. Poi chi ha possibilità di aprire l'internet, c'è delle ditte che ormai su questi argomenti, soprattutto perché sono richiesti questi prodotti all'estero, perché noi in Italia abbiamo una grande capacità a produrre roba biologica, ortaggi e frutta, così dicono, però poi mancano anche gli elementi per coltivarlo. Io non riesco a capirlo,
mentre all'estero, che producono molto meno, hanno però i prodotti. C'è qualcosa che non quadra. Rimedio con me, frutto ricco di vitamine. Siamo oltre. C'è la preparazione dell'aceto di mele, rimedi contro l'alcolismo, le anemie, l'infezione renale, l'artrite. Come vedete c'è sempre l'erba sotto. E siamo oltre. Ecco, queste sono grandi piante, sono piante che avranno come minimo 40 anni circa. Portamento così espanso. Normalmente i meletti della Val di Non sono affilati, mettono una pianta ogni metro e mezzo circa, e per poterne anche raccogliere più agevolmente. Ecco, una particolare difficoltà è raccogliere queste mele, perché bisogna usare delle scale. E uno può pensare le tengo basse, non si prestano a essere tenute molto molto basse, perché purtroppo la pianta, queste piante qua, la loro natura è fatta a svilupparsi molto in alto. Non bisogna aver paura di metterle distanti, perché devono prendere molta luce, molto sole, se no il prodotto non viene buono. E siamo oltre? Purtroppo si vedono poco. Queste sono altre piante di mele di adesso. Non ho parlato di come vengono piantate queste mele. Di come uno si può procurare i piantini, le piante. Normalmente chi produce un certo quantitativo di mele antiche preferisce farsi i piantini da solo, con un portainnesti che sono, se è un terreno di collina si usano dei portainnesti che siano piuttosto vigorosi, perché conviene sempre avere una pianta che spinga. Quindi la collina è normalmente un po' più asciutta, un po' più di problemi, quindi bisogna compensare con una pianta che abbia forza. Se invece è un orto vicino a una città, in piano, eccetera, dove il terreno è abbastanza umido, il portainnesto può essere l'M106. In un caso l'M106, nell'altro 111. Oppure uno si può fare i piantini con il selvatico di mele, quindi si chiama Franco. Il Franco, e lo si trova nei terreni colti, insomma si possono procurare questi piantini. L'innesto del melo viene fatto normalmente nel mese di marzo, la settimana di San Giuseppe grosso modo, però da un anno all'altro varia un po', e qui sta un po' alla bravura di chi innesta, perché sono pochi giorni veramente favorevoli per l'attecchimento. Normalmente si mettono le marze in frigorifero raccolte 15 giorni prima, perché la marza, che è quello che andiamo a innestare, deve essere più indietro della pianta che abbiamo innestato per favorire l'attecchimento. Così facendo i successi sul melo sono molto buoni, diciamo che possono arrivare quasi al 98%, e così si salvano le vecchie varietà, cioè uno che ha vede una pianta interessante, può riprodursela in casa e può, diciamo, avere la soddisfazione di raccogliere un frutto che sa da dove viene, che sa come l'ha trattato, che sa come l'ha consumato, come l'ha tirato su. Ecco. Bon, con questo io ho finito, se dovete chiedere qualche cosa, adesso che sei in grado di rispondere, sono a vostra disposizione. Grazie. Per il melo cotogno si utilizza come innesto da pugni? No. E che cosa si usa per il melo cotogno? Il melo cotogno o usi dei melo cotogni selvatici da ceppaia, e quello si usa. Normalmente il melo cotogno getta molto la base dei polloni, dei getti che si possono togliere. Si mettono a dimora, l'anno dopo si innestano. L'olio bianco è un sistemico? No. L'olio bianco è di derivazione petrolifera.
è un olio trattato, modificato, eccetera. Quando si parla di agricoltura biologica ci si storce un po' il naso parlando di olio bianco, perché è sempre un prodotto minerale. Però normalmente l'olio bianco viene dato d'inverno, inverno, tardo inverno, inizio primavera. Se lei lo dà quando la pianta è già in vegetazione, secondo me è più il danno che procura che non il vantaggio, perché brucia le foglie. Deve ridurre molto i dosaggi e a quel punto inefficace. Non so se è esattamente una risposta. No, non parliamo di coltivazioni biologiche con l'urea. L'urea, adesso io non sono un chimico, ma è un sottoprodotto dell'industria chimica. L'urea tra l'altro fa morire anche gli insetti nel terreno. Io ho scoperto un po' di tempo fa che certi coltivatori di patate usano l'urea per combattere gli insetti del terreno. Ma non è così che si fa, il terreno lo violentiamo. Cioè, i lombrichi e altri insetti entrano nel circuito dell'agricoltura biologica o biodinamica. Cioè, io lo so dal punto di vista pratico, ma se uno mette dell'urea va a incidere su quello che c'è nel terreno di utile. Prego. Dica. Dica. Io ho un orticellino come un fazzoletto, sì. Però vorrei tanto piantare una mela limoncella. Cioè, attecchisce più a Chieri. Si può? Perché... La limoncella le posso. Se mi dà le mail le scrivo chi può fornirgliela. Sì. Sì, io non ne ho di piantini di limoncella. No. Non dovrei farlo. Io ho delle rose, ma non voglio venderle, non sono per venderle, le indico chi le ha. Benissimo. Si può piantare un piantino di melo selvatico, l'anno dopo lo si innesta con delle limoncelle che ho io, casi estremi, però perde un anno. Queste piante che stessa sono varietà molto fertili o hanno bisogno di pollinazione incrociata? Lei è una persona esperta. Anche dove si pianta una pianta solida in cielo. In genere, finché ci sono le api, questo discorso viene superato. In genere. Diciamo che certe piante prediligono avere altre piante di altra tipologia per impollinarsi bene. Faccio l'esempio della mela abbondanza, la quale impollina tutte queste vecchie varietà bene. La nurca è quasi autofertile. Altre piante hanno bisogno anche di altra tipologia intorno. Adesso non saprei dirle, bisognerebbe avere il catalogo, sfogliare delle mele antiche, sono tante le mele antiche. Se uno prende un catalogo di... c'è un vivaista vicino a Novara che avrà 300 varietà di mele diverse. E lì le può dire anche, hanno anche scritto se è autofertile o se richiede pollinazione da abbondanza, imperatore, commercio. Sono anche queste mele antiche. Ovviamente nel suo caso rendere tanto. Sì, io non ho il problema dell'impollinazione, perché essenzialmente ho quattro meletti, però in tutti ho delle mele framiste di tipologie diverse. La nurca poi è una mela che ha un contenuto di manodopera coltivata molto, molto grande, perché dopo la raccolta viene sottoposta a un ciclo di maturazione nei melai, è una mela del casertano, fanno delle percole all'esterno con delle foglie, queste mele le mettono, fanno degli strati sotto queste perle, li fanno passare l'inverno. È una cosa che non ho detto, adesso potando le mele, uno magari trova delle mele sane in mezzo alle foglie,
la qualità, la bontà di quelle mele è impareggiabile. Si direbbe quasi che le foglie aiutino ancora a prendere gusto. Le foglie più il terreno, stando lì, magari coperte dalle foglie, rebbono il gelo, perché la mela resiste molto al gelo. Cioè, deve proprio andare sotto zero di brutto per deteriorarla, farla marcire, ma attorno allo zero la mela regge abbondantemente. Sì. Il problema che io con la pianta di Italia sono uccelli, le mele erano belle, io l'ultimo. Allora, io adesso quest'anno provo a mettere sulla rete, immagino che sia veramente le ghiandaie veramente. Sono fruttivore. Neanche uno. Sì, sì. E le mangiano anche loro, però. Ma le rovinano tutte. No, fa un accordo con un cacciatore. Questo è un esempio di equilibrio. Io non sono a favore della caccia, ma il discorso è sempre di equilibrio. Un conto è una caccia fatta in un certo modo, un conto è una caccia che invece guardiamo le nostre zone, corvi e gazze. Stanno facendo un disastro, ma le gazze vanno a mangiarsi le uova degli altri uccellini, quindi veramente stiamo rovinando l'equilibrio. Quindi la caccia in questi episodi può essere utile, ripeto, questo non vuol dire stare a favore, ma vuol dire sempre le cose in equilibrio, ma in una situazione estrema. Se è una pianta grande è molto difficile difendere un po' di rete. No, non è enorme. Anche se il mele in montagna si adatta molto bene, fino a 1000 fischiamento. E quello che c'è degli apparecchi che sparano dei colpi ad aria compressa. Però se è una pianta non merita, cioè magari deve spendere dei soldini per comprare un apparecchiatura. Praticati da me nessuno, quindi non riesco a dare l'esperienza, lo prenderei in giro. So che ci sono dei dissuasori come strisce di alluminio, oppure però trovare un cacciatore che le ammazzi un corvo e lo appende, è una cosa micidiale, quello funziona, però non so fino a che punto è a posto secondo la legge. Fanno esattamente a base di calce, sì. Il proprio trucco. Perché se non dice pulito, poi c'è da dire la non danneggia la pianta, però non mi serve anche più di tanto. Per esperienza personale serve molto di più controllare le piante, ad esempio in questo periodo qua, specie negli autunni molto piovosi, e poi dare dell'ossicloruro di rame molto potente, molto concentrato sul tronco, ma soprattutto sul colletto tra terreno e fuori. Così facendo non perde piante, se no se lei cominciasse a avere, faccio un esempio, 50 piante nel periodo che sono piccole, quindi da 0 a 10 anni, lei perderà il 20% delle piante per il cancro del colletto. Quindi ossicloruro di rame in dosi massicce. Faccio un esempio, in 10 litri o in 1 litro di acqua mettere 3 etti di ossicloruro, 2 etti di ossicloruro 30. Quindi diventa proprio una poltiglia densa. Il caffaro va bene? Anche, anche il caffaro. Sì, sì. Sì, sì, facendo così protegge anche il colletto, perché quando piove trasila. Solo che io c'ho il problema, c'è la vera cotogna che è sempre difficile, ma alla fine che c'è gli insetti che mangiano la frutta. Se non dà la melocotogna, il verme.
il verme dentro. Se la melocotone, se non gli dà un insetticida di tipo la deltametrina oppure devi essere come fenitritione, diversamente non le salva. Anzi, se ha dei meli come melocotone, apprezzi le melocotone che le salvano le mele. Cioè, io ho tante melocotone, non le raccolgo mai, vanno a perdere. Si comporta come attrattivo la melocotone. La cibia preferisce la melocotone rispetto alle mele. È utile. Prego. No, 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 si può dare anche con... diciamo che il rame si può dare, sì, io do il rame adesso, l'ho dato all'inizio di dicembre, in dosi 150-200 ogni 100 litri di acqua, bagnando bene tutti i rami, il tronco, eccetera. Se lo dà in primavera, quando si già... gli orecchietti di topo, per intenderci, quando la gemma del melo apre e si vede già quel rosa del fiore, se lo da lì deve dimezzare le quantità perché brucia. No, perché non serve più, perché queste sono esenti dalla tinturatura. Noi diamo il rame sulle mele antiche per tutta una serie di problemi sulle cortezze della pianta, il discorso che faceva il signore. C'è una varietà di malattie fungine che pigliano. Poi il rame sanifica la pianta. Pensate che in tempo di guerra lo facevano con le monete, perché non c'era per produrre delle vigne. Per produrre delle vigne lo facevano. Io dicevo, sti terreni che ho, mio nonno che produceva moltissimo vino. Poi abbiamo abbandonato tutto per andare a lavorare alla fiera. Negli anni in cui conveniva produrre vino, erano alla fila, i miei zii. Comunque allora non c'era verde rame, usavano le monete di rame, con l'acido solforico e l'acido nitrico. Si facevano loro, se volevano raccogliere l'uva, dovevano fare così, non c'era il prodotto. E nonostante tutto, direi che alla fine è ancora un prodotto che funziona oggi, senza rovinare il terreno. In Svizzera pare che siano messi solo due trattamenti di ossicloruro l'anno, perché è un po' tossico nei confronti del lombrico. Questo è quello che so. Però non è tossico sull'uomo, a meno che non lo bevi. Sì, piccolo test. Questa che come si chiama così? Qualcuno di voi sa come si chiama questa? Fondo medio. Che vuole mangiare fungo. Questa qui si chiama Ampie de Toile, è una mela antica francese, è molto buona. Questa qui è una rosé, questa qui è una commercio. Sì. Questa è una rosé, questa è una nurca. Sì. Questo è una limoncella. Florina è una mela, è una tra mezzo e mezzo, non è una mela antica. Mela antica si intendono mele dove noi in Piemonte c'è dei trattati, no? Dove nel 1900 erano state censite tutte queste mele. Florina è una mela più recente, è una mela che non ha l'alternanza, è una mela molto buona, dolce, tutta puntinata, ma non è esente da titolatura. È una mela valida, una mela valida. L'alternanza nelle mele antiche cambia da tipologia a tipologia. Faccio un esempio, la mela di Rungé, che è ancora coltivata a Bibiana, quei comuni lì, ha l'alternanza accentuata. La mela grigia di Toriana, la ruggine, che è una renetta, ha poca alternanza.
Le mele che hanno l'alternanza anche con le potature più valide di questo mondo non riesce a toglierla, ce la riduce un pochino, la mitiga un pochino, però l'alternanza ce l'ha sempre, purtroppo. Sì. Il criterio corretto di potatura è corretta quella potatura dove a seguire, l'anno a seguire, la pianta ha una vegetazione che sta da 30 cm a mezzo metro. Cioè la pianta, vediamola come una molla, la posso comprimere o la posso lasciare andare. Comprimere vuol dire tagliare molto. A parte che io poto adesso perché ho 400 piante, ma adesso è difficile potare perché non si vedono bene le gemme da fiore ancora, si vedono solo un po' bozzate, ma poco. Normalmente se uno ha 10 piante di mele le pota a marzo, perché alla metà di febbraio cominciano a allargare le gemme negli anni normali. Adesso quest'anno è tutto un anno strano, non fa freddo. Sì. Comunque, per concludere la risposta, la potatura è corretta quando io l'anno successivo verifico che lo sviluppo è stato da 30 a 50 cm. Se getta molto di più, devo lasciare più gemme da legno e anche da frutto. Se getta molto meno, devo tagliare molto di più, cioè la pianta più è debole più devo lasciargli poco legno, la pianta più è forte più devo lasciargli, criterio della molla. Poi non tutti i meli antichi producono nello stesso modo. La potatura del Romusè è una potatura che richiede una certa accortezza, se no di mele non ne vede mai nessuno, cioè produce il Romusè alla fine di rametti lunghi 20-30 cm. La gemma apicale, normalmente tagliano tutti lì e di mele non le fanno mai. Se invece prendiamo la nurca, produce su dei piccoli distacchi che chiamiamo lamburne. Quei piccoli distacchi lì si vede lì producere mele e non sulla cima dei rametti. Produce sempre sul legno dell'anno dopo. Dell'anno prima, pardon, non produce mai sul legno novello, sul vecchio, come la vite. Anche portare le viti non è facile, bisogna tener conto di queste cose. Bravo. E bisogna predisporsi anche sul melo, lasciare per l'anno dopo. Io dimentichiamo la vecchia, ho solo la rasa due piante. Ma non ce ne sono tante dietro, sa quali sono le rasaroni, sono dei pochi piccoli, solo così, a 3 gradi 30. Ah sì? Adesso li vendono in franchezza. Ah sì? È più facile. Guarda che bel discorso. L'hanno visto i miei amici, hanno detto, mi portate a casa, il mio papà dice che mangiava quando era figlio. Sì, sì, sì. È diventata antica. Adesso io ce ne ho due piante. Bravo. Girondazzi, il Girondazzi è una mia antica dell'area, sì, Girondazzi nell'area, ma non qui del Chiarese non mi risulta, è originaria della zona verso Casale, verso Tonendo, da quelle bande lì, c'è ancora molte piante di Girondazzi, sono mele buone. Guardava che era la una pesca. No, sono proprio da me, dal Tabacchera, da dove che da oltre era. Tabacchera. E le mancherò a parare, oltre a parare, facciamo la tabacchera, tu vai in carcere, e però a me la tutta la volumina di me, se mi sento vedere la pianta, e poi la pianta, la mai mai. Probabile. Comunque prima di darsi vinti, se uno ha un ricordo, ha un'idea,
di vivaisti che hanno mele antiche, che hanno piantini, ce ne sono ancora in Piemonte. C'è Guido Bassi, adesso io non voglio fare la pubblicità, che è Giuna Pugliese, che è uno, tra l'altro che insegna l'agraria, è uno molto bravo. Papà era già uno di questi qua bravi, cioè le piante, lui ha continuato l'attività del padre. E poi c'è il vecchio Mero di vicino Novara, poi c'è Carmelino, che conosce, Carmelino lo consiglio anche, che è qui vicino. E poi si fa i giri dai garden che vendono piante, se uno ha in testa una varietà. Ecco, un consiglio che do, non utilizzate per mia convinzione, per mia esperienza, piante in vaso. Le piante in vaso possono essere delle fregature, perché normalmente la pianta in vaso è prediletta dai rivenditori, perché se non la vendono la propongono l'anno dopo, ma quella pianta lì l'anno dopo è una pianta sfiancata, perché le radici di un vasetto da 20 si perdono. E normalmente questa pianta la mette a dimora, spende 20 euro e non cresce e poi secca. Invece le piante vanno messe in autunno a radice lunga. In autunno a radice lunga. Io l'ho quasi finito. Testimonianza. Mi piace, non ho potuto condividere con nessuno. Ma magari c'era un altro. Uscita. Bene. Quindi avete capito perché ho introdotto parlando di arte. Questa era. Chiudiamo con, prima di andare al buffet, con una bella notizia, nel senso che l'8 gennaio la notizia è che la Giunta regionale piemontese sta ragionando per una legge per la salvaguardia dei suoli, del suolo agricolo, del suolo fertile, per evitare che questo possa essere cementificato. Quindi non solo tutte notizie, ma anche belle notizie. Quindi, anche perché insomma, in Piemonte abbiamo una tradizione rispetto dall'orto botanico dell'altro secolo, del 700 di Ischia, al Super Bertino, che prevedeva proprio una serie di tutele nei confronti dei boschi della natura. E quindi speriamo che questa cosa si riprenda e che le tradizioni possano continuare.